Buonasera a tutte e a tutti. Sono Gianna Vetta della città metropolitana di Torino e questa sera sono qui per presentarvi il webinar del giovedì, il consueto webinar del giovedì, del progetto Acqua Territorio di fronte al cambiamento climatico. Il progetto in questo caso è finanziato dalla Regione Piemonte con un bando per le politiche giovanili ed è destinato a formare i giovani amministratori dei comuni del nostro territorio. In particolare, il progetto si rivolge alle nuove nomine, quindi a coloro che per la prima volta affrontano la carica politica e ai giovani al di sotto dei 35 anni. Naturalmente, i webinar sono aperti a tutti, essendo comunque online, e quindi non abbiamo problemi di capienza. Il progetto è stato presentato alla Regione Piemonte da Città Metropolitana di Torino, in particolare con le strutture delle risorse idriche e delle politiche giovanili, da ANCI Piemonte e dai comuni referenti per i rispettivi contratti di fiume e di lago di Avigliana, Lanzo, Rivalta, Piverone, Vigone, Villar Pellice e Volvera. Questa sera l'ingegner Brizio di ARPA Piemonte ci parlerà dei reati ambientali, le conseguenze della legge 68-2015. Quindi un argomento particolarmente rilevante non solo per chi diciamo, si occupa di tematiche ambientali dal punto di vista tecnico, ma sicuramente anche per chi amministra il territorio. Giovedì prossimo sarà invece previsto un webinar della professoressa Angeletta Voghera del Politecnico di Torino che ci parlerà di come il piano regolatore comunale può essere strumento per dare vita alle politiche ambientali, facendo alcuni esempi concreti di effettivi progetti portati avanti sul territorio. Io lascerei la parola per gli approfondimenti tecnici e organizzativi della serata a Lara Graziano di ANCI Piemonte. Ringrazio i colleghi, le colleghe della regia che stanno supportando il webinar e che sono Claudia Rossato, Emanuela Sarzotti, Nona Tognoni per le risorse idriche ed Enrica Gaggero per le politiche giovanili della città metropolitana. Lascio la parola a Lara Graziano. Grazie a tutti. Grazie Gianna, grazie a tutti, buonasera anche da parte mia. Io sono Lara Graziano di ANCI Piemonte e quindi, appunto, come diceva Gianna, vi lascio alcune informazioni sull'utilizzo della piattaforma. Vi ricordo che potete utilizzare il box domande per comunicare direttamente con lo staff. Cercheremo di darvi un supporto immediato nel caso di domande tecniche. Se volete intervenire nel merito degli interventi, possiamo raccogliere le vostre domande, potete utilizzare il box domande che trovate sui vostri dispositivi. Vi ricordiamo di indicarci il vostro nome, cognome e comune di appartenenza. Vi ricordiamo anche che è possibile prenotarsi per un intervento a voce con attivazione del microfono e anzi vi invitiamo a utilizzare il microfono per comunicare con noi in modo da rendere un po' più interattivo questo appuntamento. E quindi vi ringrazio e vi lascio alla relazione dell'ingegner Enrico Brizio di ARPA Piemonte per la lezione di oggi. Ingegner Brizio. Eccomi, mi vedete? Sì. Bene, vedete anche le slide? Allora, non ancora, però dovrebbe ricevere l'invito. Sì, ecco. Perfetto. Eccoci. Datemi qualche... Ecco, quindi iniziate a vedere sia me che le slide, giusto? Esatto, prego. Bene. Buonasera a tutti. Intanto, grazie a Città Metropolitana e ad ANCI per avermi invitato e soprattutto per aver scelto questo argomento di cui parleremo
nella prossima ora sugli ecoreati, sui reati ambientali, un argomento relativamente nuovo e decisamente complicato, in quanto mette insieme tre livelli diversi di conoscenza, di know-how. Sicuramente il primo e più importante è l'elemento giuridico di cui parleremo, il secondo è l'elemento tecnico e il terzo è l'elemento scientifico. Li andremo a declinare man mano che ci addentriamo in questo argomento. Io mi chiamo Brizio, lavoro per ARPA Piemonte, sono in origine un ingegnere ambientale, mi occupo in particolare di impianti industriali e sono il coordinatore regionale per ARPA Piemonte per la tematica delle emissioni in atmosfera. Nonostante questa mia specializzazione, stasera cerchiamo di fare degli esempi con particolare riferimento alla matrice acqua. Dunque, queste slide che vi proietterò e che commenterò insieme a voi sono il frutto di una miscellanea di diverse fonti. Sicuramente c'è un contributo importante di quello che ARPA Piemonte ha fatto subito all'inizio della messa in opera della legge, dell'entrata in vigore, quindi c'è un insieme di interpretazioni e di letture che derivano dalle procedure operative interne di ARPA Piemonte. Qualche slide è tratta direttamente da una presentazione del nostro direttore generale, l'ingegner Robotto, e sottende tutte queste indicazioni la linea guida del Sistema Nazionale Protezione Ambiente, che, come sapete, mette insieme ISPRA e tutte le agenzie ambientali d'Italia, che attraverso un gruppo di lavoro nazionale ha prodotto un'importante linea guida, scaricabile tra l'altro facilmente, con riportate le interpretazioni che andremo a commentare. Ecco, bene, facciamo prima di tutto un piccolo passo indietro e leggiamo qualche commento di qualche anno fa, neanche tanti. Siamo nel 2008 e una sentenza della Corte Costituzionale diceva testuale che in relazione a determinati problemi interpretativi si pongono appunto sul cosiddetto disastro innominato. Il disastro innominato ricomprendeva tra gli altri in allora anche il disastro ambientale, quindi il reato di inquinamento e di disastro ambientale. E la Corte Costituzionale auspicava in questo momento un intervento del legislatore per dare dignità alla fattispecie del reato ambientale, laddove effettivamente non c'era nella normativa. Anche la Comunità Europea, attraverso una direttiva, sempre, siamo sempre nel 2008, auspicava la messa in opera di sanzioni penali di maggiore dissuasività, di maggior potere deterrente per le attività che danneggiano l'ambiente in generale, aria, stratosfera, suolo, acqua, fauna e flora. Quindi vedete che l'ambiente sono solo matrici inanimate, ma ricomprende gli animali e i vegetali, quindi è sostanzialmente la definizione di ecosistema. Pertanto partiamo da un contesto in cui la normativa penale è inadeguata ad affrontare il problema. Abbiamo un insieme di illeciti che sono sostanzialmente contravvenzioni, andiamo a vedere poi dopo bene la definizione, per orientarci al meglio. E
cosa succede in questo contesto in cui la norma è insufficiente? Succede che le sentenze, quindi la giurisprudenza, tendano a sostituirsi al legislatore, giurisprudenza che non sempre, tuttavia, è univoca, quindi anche l'interpretazione diventa difficoltosa. Siamo sempre prima del 2015. Il procuratore generale di un caso che ha fatto storia, il caso Eternit, a un certo punto dice delle cose molto importanti. Dice che diritto e giustizia sono cose diverse e che talvolta vanno da parti opposte. Ed è ovvio che un giudice, mentre giudica, quando deve scegliere tra un diritto insufficiente, insufficientemente chiaro o determinato, e una giustizia evidente, chiara a tutti, è obbligato a scegliere il diritto, e questo è un vulnus, evidentemente, per i risultati dell'azione penale. Quindi gli obiettivi al 2015 erano quello di adeguare la normativa penale, di fornire delle risposte concrete alle istituzioni in senso lato, pensiamo agli organi di controllo, alle amministrazioni autorizzanti, all'autorità giudiziaria, perlomeno, al cittadino, aggiungerei. L'obiettivo principale è quello di, aumentando le pene, andando a definirle più concretamente, più direttamente, andare a tutelare realmente il bene giuridico ambiente. E vedremo con lui, avrete già capito, ma dalla requisitoria del caso Eternit, con lui il bene salute, perché ambiente e salute, è chiaro a tutti, vanno di pari passo. Tutelare l'ambiente significa tutelare la salute di noi tutti. Ebbene, arriviamo nel 2015, siamo in questa situazione di inadeguatezza ed esce una legge molto importante, la legge 68, che va a modificare due testi fondamentali, sia il codice penale, introducendo un titolo che è il titolo 6 bis, dei delitti contro l'ambiente, ma modifica anche, inserendo incidentalmente il numero è lo stesso, la parte 6 bis, modifica appunto il testo unico ambientale, il decreto legislativo 152, e lo chiama disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale. Vedremo che quel termine di amministrativi non è molto coerente con il contenuto della legge 68 e della tipologia di modifica che va ad apportare alla norma e alla prassi. È appena il caso di soffermarsi, tutti voi, credo, conosciate la differenza, ma ripassare va sempre bene. I reati, come sapete, si distinguono in delitti e contravvenzioni. La distinzione tra queste due diverse fattispecie dipende essenzialmente dalla tipologia di pena che è prevista. Le contravvenzioni sono quei reati, diciamolo pure, meno gravi, per i quali è prevista la pena dell'arresto congiuntamente o disgiuntamente dall'ammenda, mentre per i delitti invece sono previste pene come l'ergastolo, la reclusione e la multa. Tante volte i termini della multa vengono usati a sproposito in modo confondente. La multa è una pena prevista per determinati delitti. Ebbene, la legge 68 introduce
tutti questi articoli nuovi al codice penale. Dopo l'articolo 452 vengono inserite queste 12 fattispecie nuove. In netto vi ho evidenziato quelle che andremo a commentare un po' più nel dettaglio. Mi dispiace essere un po' nozionistico in questa fase, ma purtroppo quando si commenta una legge non si può fare a meno di andarla a leggere nel dettaglio, soffermandosi su alcuni punti. Bene, allora possiamo tranquillamente passare a leggere che cosa prevede per inquinamento ambientale la nuova legge. Allora, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagiona compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di acque, aria, suolo, sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora e fauna. Soffermiamoci su quanto inerente. Reclusione e multa, quindi è un delitto, lo sappiamo, si chiama dei delitti ambientali. La reclusione da 2 a 6 anni. Questo range di valori, chiamo intervallo edittale, ci va a dire delle cose, perché se i massimi edittali della reclusione sono non inferiori ai 4 anni, allora è possibile l'applicazione delle misure cautelari, ovvero è possibile prima del giudizio essere, insomma, soggetti al carcere o alla reclusione. E questo è importante perché ha un enorme potere deterrente, tant'è che anche per i reati contro la pubblica amministrazione la legge Severino ha, 2012 se vi ricordate, ha aumentato proprio i massimi edittali proprio al fine di permettere l'applicazione delle misure cautelari. Abusivamente ci torneremo. Che cosa vuol dire abusivamente? Cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili. Questa è la definizione, scusate, la definizione del danno ambientale essenzialmente. Lo vedremo nel dettaglio anche più tardi, però queste sono le parole chiave. Compromissione o deterioramento che siano significativi e misurabili di qualcosa, di una matrice ambientale o di un ecosistema. Significativi e misurabili sono due termini che hanno un significato preciso e specifico, soprattutto in termini tecnici, e qua è il primo punto di contatto tra concetti giuridici che diventano concetti tecnici. Misurabile per un tecnico ha un significato, significativo può averlo, la dimensione del fenomeno, la misurabilità del fenomeno. Scendiamo poi un attimo nel dettaglio più tardi. Quando questo inquinamento è prodotto, quindi quando questa compromissione o deterioramento è prodotto in un'area protetta, in un parco ad esempio, allora la pena è aumentata. Andiamo oltre. L'articolo 452 quater, il disastro ambientale, ovviamente siamo un gradino oltre alla compromissione o deterioramento significativo e misurabile. Il disastro ambientale intanto
viene distinto chiaramente da quello che dicevamo prima, dal disastro innominato, che è quella forma un po' nebulosa che tutto comprendeva fino al 2015, quindi si distingue ed è punito con la reclusione che parte dai 5 anni. E come vedete, il legislatore cerca di definire in modo chiaro che cos'è il disastro ambientale, cosa che sul danno ambientale, come vedremo, non è stato fatto. Invece, in questo caso del disastro ambientale, ci sono delle definizioni. Il disastro è un'alterazione non reversibile di un equilibrio ecosistemico, oppure è un'alterazione la cui eliminazione o la cui reversibilità costa, particolarmente onerosa e si consegue solo con dei provvedimenti eccezionali da parte dell'uomo. Oppure il disastro ambientale è l'offesa alla pubblica incolumità. Ecco che ambiente si collega con salute in modo diretto e esplicito. L'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione, per i suoi effetti lesivi oppure per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Questo è un disastro ambientale. Anche qua ci sono delle aggravanti quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincoli particolari, anche vincoli storico, artistici, architettonici, archeologici. La legge 68 introduce, oltre a queste definizioni che sono le più importanti, quelle del delitto di inquinamento ambientale e del disastro ambientale che mancavano, introduce anche altro che è importante per chi fa il controllore o per il cittadino che vede l'effetto del disastro ambientale che non viene bonificato. Partiamo con ordine dall'impedimento del controllo. Sappiate che il testo unico ambientale contiene già diversi stralci che contengono sostanzialmente l'invito, l'auspicio a che il controllo venga permesso dal gestore di un impianto. Da tante parti c'è scritto il gestore deve permettere che il controllo si svolga in sicurezza e nelle modalità corrette e coerenti con le finalità del controllo stesso. Però senza un apparato sanzionatorio dietro, questo rimane un po' debole per chi fa controllo, per chi magari viene intralciato nel controllo o menato un po' come il camperlaia. E allora interviene questo articolo e chiunque negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale. Non solo l'attività di vigilanza e controllo ambientale, ma anche l'attività di vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro, la legge 81. Quindi non solo la parte ambientale, ma anche la parte di sicurezza, ovvero ne compromette gli esiti di questa attività. Ed è un delitto a questo punto. L'impedimento del controllo, l'intralcio al controllo è punito con la reclusione, stavolta al massimo edittale è sotto i 4 anni, però da 6 mesi a 3 anni. Invece, viene previsto in modo esplicito, anche in questo caso, che chi non provveda alla bonifica, al ripristino, al recupero dei luoghi, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni. Quindi in questo caso i massimi edittali consentono
quello che ci dicevamo prima, quindi le misure cautelari, oltre che una multa decisamente importante. E questo è interessante perché, come sapete, ci sono moltissimi luoghi in cui le bonifiche non sono avvenute, tante volte per la mancanza di uno strumento forte come questo, e quindi quando le bonifiche non avvengono è lo Stato che deve provvedere, le amministrazioni che devono provvedere al posto del contravventore. Questo è uno strumento deterrente e anche di recupero di denari per la pubblica amministrazione. Anche l'undecies è decisamente interessante, ovvero prevede la confisca. Allora, nel caso di condanna, qua ovviamente siamo a valle della condanna, per i delitti previsti dagli articoli che leggete, il 452 bis, quindi l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, ma anche l'impedimento del controllo, e anche ad esempio l'inquinamento radiologico, che è una di quelle altre lettere, è sempre ordinata, quindi non è che può essere ordinata, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo evidentemente che appartengono ad altri. Ma in alternativa, quando non fosse possibile la confisca di questi beni che sono il prodotto o il profitto del reato, il giudice individua altri beni. Questo è un sistema chiamato dai giuristi, è una confisca per equivalente, quindi di valore equivalente, di cui il condannato abbia disponibilità, anche indiretta, anche per interposta persona. E questi beni, questi valori confiscati, sono messi nella disponibilità, come vi dicevo un momento fa, della pubblica amministrazione e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi. Evidentemente questo non succede se il contravventore ha efficacemente provveduto alla messa in sicurezza, alla bonifica, al ripristino dello stato dei luoghi. Prima di passare alla seconda parte, ovvero alla modifica del testo unico ambientale, dove parleremo di contravvenzioni, mentre qui abbiamo parlato di delitti, è appena il caso di sottolineare che effettivamente la legge 68 ha anche raddoppiato i termini di prescrizione per i delitti di cui al titolo 6 bis, quindi i delitti di ecoreati, i delitti contro l'ambiente, e ha introdotto e aumentato anche le sanzioni pecuniarie ed interdittive per le società dei contravventori, per le società di chi ha commesso questi reati, ovviamente in determinate condizioni. Il titolo 6 bis del testo unico ambientale viene introdotto dalla stessa legge che introduce i delitti ambientali ed è sostanzialmente consiste in una procedura di estinzione del reato, ovvero la legge ha due diverse finalità. Una, quella di adeguare la normativa alle esigenze moderne, chiamando le cose per nome e dando le pene giuste con potere deterrente, dissuasivo a chi le commette. Dall'altra parte, invece, ha voluto considerare tutta la massa, ed è la maggioranza dei reati
ambientali, delle contravvenzioni che tante volte sono dei reati bagatellari, abbastanza, diciamo, di gravità moderata o ridotta, e che finivano per appesantire in modo evidente a chi ci lavora le procure. Posso proseguire? Ho avuto un problema di audio. Sì, adesso sentiamo. Proceda pure. Da dove non avete sentito? Solo gli ultimi secondi proprio. Ok, allora niente, riprendo il ragionamento. Il ragionamento è quello appunto di da una parte andare a aggredire i reati più importanti, i delitti, dall'altra alleggerire il lavoro dell'autorità giudiziaria su contravvenzioni, diciamo, di minore importanza, permettendone l'estinzione. Allora, questo tipo di approccio del legislatore è comune ad altri ambiti, come quelli della sicurezza sul lavoro, e sostanzialmente, lo vedremo nel dettaglio, ma prevede l'estinzione del reato attraverso un l'adempimento di determinate prescrizioni che vadano ad eliminare la contravvenzione. La vediamo nel dettaglio dell'articolato, del disposto normativo. Allora, sostanzialmente le disposizioni della presente parte si applicano alle contravvenzioni, primo punto. Alle contravvenzioni, quindi, a quei reati puniti alternativamente o congiuntamente con arresto e ammenda. Alle ipotesi contravvenzionali si applicano in materia ambientale previste dal presente decreto, quindi dal testo unico ambientale, dagli apparati sanzionatori che sono presenti all'interno di questo decreto e non di altri. Ci sono anche degli altri decreti che trattano materia ambientale o parambientale o anche ambientale, ma che non hanno, diciamo, non possono aderire a questo tipo di procedura. Le contravvenzioni che possono essere estinte, quindi possono avere godere di questo diciamo, di questo procedimento di favore, sono quelle che non hanno cagionato danno ambientale o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, non solo alle risorse ambientali, anche alle risorse urbanistiche, anche alle risorse paesaggistiche protette. Questa è la definizione più importante. Se le ipotesi contravvenzionali, se il reato contravvenzionale non ha cagionato danno, allora si può applicare l'estinzione del reato. E se ha cagionato danno, non si può applicare. E se non si può applicare, evidentemente ritorniamo nell'ambito dei delitti. Ricordatevi quando prima vi dicevo che la definizione dell'articolo 452 bis, ci torniamo dopo, ma è quella della compromissione o deterioramento significativo ed è molto vicino a quella della definizione di danno dato dall'articolo 300 del testo unico ambientale. Ci ragioniamo tra un minuto. Se queste ipotesi sono state verificate, allora possiamo passare al 318 ter, ovvero alle prescrizioni, allo scopo di eliminare la contravvenzione. L'organo di vigilanza
svolgendo funzioni di polizia giudiziaria o la stessa polizia giudiziaria, impartisce un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato in materia, fissando un termine. Eccola, la condizione per estinguere il reato è quella di adempiere ad una prescrizione, che è una prescrizione tecnica o amministrativa, autorizzativa, che viene data dalla polizia giudiziaria e che è una prescrizione che è asseverata tecnicamente da un ente abilitato a farlo. ARPA è certamente un ente abilitato ad asseverare delle prescrizioni tecniche in materia ambientale. Non c'è solo ARPA, evidentemente, ha anche altri organi di polizia. ARPA ha al suo interno degli ispettori che hanno anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, che è una qualifica necessaria dalla lettura letterale della norma per comporre e imporre una prescrizione tecnica asseverata. La prima condizione quindi è questo, adempiere una prescrizione tecnica, ma non è l'unica. Bisogna adempiere una prescrizione tecnica anche entro un termine che non sia superiore al periodo tecnicamente necessario. Anche in questo caso il periodo tecnicamente necessario viene indicato nella prescrizione tecnica asseverata dall'ente specializzato e competente. Tra l'altro, il termine può essere prorogato una volta sola per un tempo non superiore ai 6 mesi nel caso in cui l'inadempimento non dipenda dal contravventore, dalla sua volontà, ma da un terzo, da un fornitore bloccato dal Covid, ad esempio, oppure perché i tempi della pubblica amministrazione si sono prolungati. La prescrizione che finalità ha? Essenzialmente la finalità di eliminare la contravvenzione accertata e far cessare situazioni di pericolo, ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. La tipologia di prescrizione ha questa finalità. Il legislatore si ferma lì, assegna questo mestiere, questa responsabilità tutta alla polizia giudiziaria e all'ente che assevera e null'altro. Quindi l'ente che assevera e che impone una prescrizione tecnica asseverata ha la responsabilità di decidere che cosa e quando, e l'autorità giudiziaria in questa materia non entra. Resta fermo evidentemente che l'organo accertatore riferisce al pubblico ministero, quindi alla procura, la notizia di reato, dicendo: c'è stato un reato, un fatto reato, e questo lo descrivo, e dico anche però questa contravvenzione non cagiona danno o pericolo concreto attuale di danno, e quindi il contravventore può aderire a questa procedura estintiva. Io ho prescritto questo entro questo termine e in questo momento il procedimento penale rimane sospeso in attesa di notizie dalla polizia giudiziaria. Dopodiché, alla scadenza del termine, l'organo accertatore va a verificare entro 60 giorni se la prescrizione è stata adempiuta secondo le modalità prescritte nei termini indicati, e quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa. Non è una sanzione amministrativa, è una sanzione di tipo penale, che va a sostituire qualcos'altro in un ambito penale. Questa
diciamo, sanzione è pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita. Ammettiamo ad esempio che l'intervallo edittale sia da 2.000 a 10.000 euro per un determinato reato, ad esempio esercire un impianto con emissioni in atmosfera senza l'autorizzazione. Ebbene, il contravventore, se ha adempiuto alla prescrizione, viene ammesso a pagamento di 2.500 euro. E quando risulta l'adempimento della prescrizione e il pagamento in sede amministrativa di quanto detto, il pubblico ministero richiede l'archiviazione, perché la contravvenzione è estinta, quindi questa è l'estinzione del reato. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie la prescrizione, lo fa nei termini fissati e paga. Nel caso in cui l'adempimento avvenga in un tempo superiore a quello della prescrizione, oppure con modalità, diciamo, diverse da quelle indicate, l'organo di vigilanza non può considerare adempiuto o pagato nei termini, e quindi il reato non si estingue. Quindi vedete qua la delicatezza del lavoro dell'organo accertatore, che deve pensare a imporre delle prescrizioni con la finalità chiara di risolvere l'illecito, ma anche con modalità percorribili nei termini dal contravventore. Perché un adempimento con modalità differenti, pur congrue all'eliminazione dell'illecito o in tempi non congrui, decreta l'inestinguibilità di quella contravvenzione. Tuttavia, la procura potrà valutare l'applicazione dell'articolo 162 bis del codice penale, che si chiama oblazione, però non vuol dire avere il reato estinto. Quindi i punti chiave che vorrei vi rimanessero dopo questa presentazione è che l'estinzione del reato ambientale avviene solo, è applicabile solo ai reati contravvenzionali. Perché scrivo non a quelli puniti con solo arresto? Perché, come vi dicevo, facciamo un passo indietro, il contravventore è ammesso a pagare in sede amministrativa una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda. Quando per quella contravvenzione l'ammenda non è prevista, e succede, lo vedremo dopo, è impossibile ammettere il contravventore a pagare una somma di un quarto di un'indicazione che non c'è. E quindi, di conseguenza, quella contravvenzione non è estinguibile, e questo è uno dei punti critici con cui ci siamo scontrati fin da subito. E poi ci sono le consuete disuniformità interpretative, che variano appunto da procura a procura, talvolta anche nell'ambito della stessa regione, per tipologie diverse di contravvenzione. Ci sono delle contravvenzioni punite con arresto e ammenda, per le quali alcune procure ritengono che l'estinzione del reato sia percorribile, sia applicabile, e altre invece che negano questa possibilità. Questo complica un po' la vita di chi accerta, ma anche del contravventore
che appartiene a un territorio oppure a un altro e può avere una condizione favorevole o no. È cruciale la valutazione di merito della sussistenza del danno o del pericolo concreto attuale di danno, e nella prossima slide ne parliamo diffusamente. L'estinzione del reato è un principio favorevole al reo, evidentemente. In questi casi, quindi, chi fa il mestiere dell'accertatore ha l'obbligo di giustificare qualora non applichi questo principio favorevole al reo. Vi faccio un esempio. Qualora un tecnico di ARPA o dei NOE o dei carabinieri forestali abbia il dubbio o la sicurezza che quella contravvenzione ha causato un danno ambientale, non può ipotizzarlo e basta, ma deve andarlo a circostanziare, perché sta negando un principio favorevole al reo e quindi ha l'obbligo di andare a spiegare dettagliatamente perché non ha applicato la procedura estintiva. Non vale il contrario. Quando si applica la procedura estintiva, l'accertatore, la polizia giudiziaria, non deve giustificarsi. Se c'è qualche cosa che non è chiara, fermatemi anche adesso. Io vado avanti finché non sento nulla. Abbiamo già detto che chi assevera le prescrizioni deve essere un ente abilitato a farlo, specializzato e competente. Le polizie giudiziarie sono tante. Le polizie giudiziarie o gli enti competenti ad asseverare le prescrizioni, no. ARPA, come dicevamo prima, è una di quelle. Chi impartisce le prescrizioni deve avere una qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Il verbale di prescrizione tecnica asseverata è un atto di polizia giudiziaria e quindi non è impugnabile né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale. Quando vi dicevo prima che si applica, che il contravventore è ammesso al pagamento di una sanzione in sede amministrativa pari a un quarto della massima ammenda, ebbene, questa somma non può essere pagata in misura ridotta applicando ad esempio la legge 689 dell'81, che prevede appunto la riduzione in determinati casi della sanzione amministrativa. In questo caso, vi ripeto, quella non è una sanzione amministrativa e la legge 689 è inapplicabile. E il pagamento tardivo di questa, diciamo, ammenda ridotta a un quarto non estingue il reato, quindi anche in questi casi i termini di 30 giorni sono perentori. Ecco, qua probabilmente non vedrete molto, vedo anche poco io, però lasciandovi le slide avrete poi modo di leggerlo nel dettaglio. Allora, sostanzialmente, come facciamo a giudicare se una cosa ha causato un danno ambientale oppure no? Ci sono alcune definizioni nella norma tecnica. Ad esempio, l'articolo 300 del testo unico ambientale parla di danno, ma anche, come dicevamo prima, l'articolo 452 bis. Magari passiamo a questa slide che è proprio sul danno e si legge meglio. Allora, in pratica abbiamo una definizione di compromissione o deterioramento significativo e misurabile dell'ambiente. Questo è il delitto di inquinamento. Il delitto di inquinamento presuppone quindi evidentemente la presenza di un danno ambientale. L'articolo 300
del testo unico ambientale anche riporta sostanzialmente una definizione molto, molto simile. Quindi abbiamo a che fare con una definizione che riporta due termini importanti, significativo e misurabile. Allora, il concetto di significatività, secondo un ufficio della Corte di Cassazione, sezione penale, dice che deve essere, dovrebbe essere riferito a una situazione di chiara evidenza dell'evento dell'inquinamento in virtù della sua dimensione. Ecco, allora, quindi in questo caso la significatività viene connessa alla dimensione del deterioramento, mentre il concetto di misurabilità è legato alla possibilità di quantificarlo. Io ho aggiunto l'incertezza di misura, perché qualcosa che viene quantificato ma è al di sotto dei limiti di rilevabilità di un metodo o dell'incertezza di misura, effettivamente potrebbe definirsi come non misurabile. E questo è un dato che aiuta il tecnico a andare a dire questo è un danno, questo non è un danno ambientale. È un danno ambientale se è misurabile. Se non è misurabile, quella modificazione peggiorativa, quel deterioramento della qualità di un corpo idrico, dell'aria, del suolo, allora non è un danno ambientale. E poi c'è anche il concetto di pericolo concreto e attuale di danno. E questo è ancora più scivoloso come concetto, perché tante volte questo cioè, diciamo che è soggetto, scusate il gioco di parole, alla soggettività dell'interprete. E allora in alcune linee guida, questa è la linea guida di ARPA Toscana, la prima in Italia che è uscita subito dopo la legge 68 e che conteneva appunto queste indicazioni, andava a dire che effettivamente il rischio non può essere, il pericolo non può essere meramente eventuale. Se succedesse quello, allora inquinerebbe tutto il fiume, ma questi rischi devono essere rilevabili nella loro effettiva presenza e nella loro esistenza nel momento in cui si valutano. Quindi introduciamo il concetto di probabilità. Non deve essere una remota possibilità, ma un pericolo concreto, con vicina probabilità. Ecco. Dopodiché le linee guida del Sistema Nazionale introducono anche altri concetti in relazione al danno, ed è quello della reversibilità, della possibile rimozione degli effetti pregiudizievoli, del ripristino degli stati dello stato dei luoghi. È evidente che sulla questione del danno, sulla definizione del danno e sull'interpretazione corretta sarebbe necessario certamente un intervento legislativo di chiarimento in merito, che tuttavia tarda ad arrivare. Ecco, questo è uno schema generale con delle definizioni con cui il Sistema Nazionale Protezione Ambientale ha provato a dare delle definizioni per aiutare l'organo accertatore. Allora, è evidente che quando, a fronte di un aumento delle pressioni ambientali, non ci sono alterazioni degradanti, oppure ci sono delle alterazioni degradanti stimabili ma non misurabili, evidentemente il danno non c'è e si applica l'articolo 318 bis, ovvero estinzione del reato. E così pure quando, pure in presenza di incremento delle pressioni, un'emissione doppia rispetto a quanto autorizzato, uno scarico che non è conforme ai limiti,
avessimo delle alterazioni degradanti misurabili, cioè io riesco o riuscirei a misurarle, ma il deterioramento e la compromissione non è significativo, allora questo è il limite a cui applico l'estinzione del reato. Laddove invece le degradazioni sono misurabili e le compromissioni significative, da lì in poi andiamo ad integrare il reato di delitti di inquinamento ambientale, di disastro ambientale, eccetera, eccetera. Definiamoli meglio. Allora, le alterazioni stimabili ma non misurabili sono quelle per cui non è possibile fornire una misurazione perché è irrilevante dal punto di vista quali quantitativo, oppure perché al momento della misura il fenomeno è esaurito, non c'è più. Le compromissioni non significative sono invece delle alterazioni che degradano l'ambiente. Quindi non dobbiamo pensare che il danno ci sia solo perché l'ambiente è stato degradato. Il danno c'è se l'ambiente è stato degradato in una certa maniera, in maniera importante. E come si fa a provare a definire qual è questa maniera importante di degradare l'ambiente al fine di dire questo è un danno ambientale, non ti faccio estinguere il reato, anzi c'è un delitto, oppure il reato è estinguibile. Allora, il deterioramento non significativo è quello che non causa il superamento di standard di qualità ambientali. La normativa è fatta di standard di qualità ambientali sulla qualità dell'aria, sulla qualità delle acque superficiali, sotterranee, sulla qualità dei suoli. Sono standard di qualità, sono dei numeri, delle concentrazioni di inquinante. Questo ci aiuta. Oppure sono deterioramenti che sono reversibili a breve attraverso una rigenerazione naturale. Non devo fare nulla, passa da solo. O rimuovibili facilmente. Capite che sono definizioni di larga massima. Entrarci dentro in un caso specifico occorre esperienza, prudenza, coerenza. Non è semplice coordinare un sistema che ha a che fare con conoscenze diverse, professionalità diverse e che deve giudicare in base a delle indicazioni che dipendono anche dall'interpretazione. Invece le compromissioni e i deterioramenti che sono certamente significativi, ricordiamo Arpa Toscana ci parlava di dimensione, qua andiamo oltre, qua per significativo diciamo, quindi è sicuramente misurabile, siamo già oltre, eh? Allora è misurabile, lo posso misurare, lo potrei misurare, siamo sopra l'incertezza di misura, siamo sopra i limiti di rilevabilità del metodo, è sicuramente un fenomeno misurabile. È significativo se è causa, certo, presumibile, di un superamento degli standard di qualità ambientali. Oppure possa compromettere i legittimi usi dell'ambiente. E ci torneremo dopo, perché secondo me su questo concetto possiamo fare un ragionamento. Può compromettere i legittimi usi dell'ambiente, in quanto non reversibile a breve o facilmente o con sistemi naturali, eccetera, eccetera. Il pericolo concreto e attuale invece è quello che ha una probabilità significativa di alterazioni degradanti, quindi peggiorative, con un pericolo di compromissioni significative connesse a circostanze effettivamente presenti, non meramente eventuali, come ci diceva la linea guida SNPA. No, questo è il quadro entro il quale ci muoviamo. Spero di non essere stato troppo confuso. Comunque abbiamo due quadri distinti. Quello delle contravvenzioni, che
possono essere estinte risolvendo il problema, e invece quello dei delitti, laddove il danno ambientale è accertato. È una discriminazione netta, il cui apprezzamento è affidato alla polizia giudiziaria. Diamo un'occhiata agli apparati sanzionatori. Abbiamo detto che i reati contravvenzionali estinguibili sono quelli del testo unico ambientale. Allora, il focus è sulle acque, ho estratto alcune sanzioni penali, alcune contravvenzioni sanzionate penalmente, quindi della parte acque, della parte terza del testo unico ambientale. Allora, chiunque apra o effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, oppure continui a scaricare con autorizzazione sospesa o revocata, è punito con l'arresto da 2 mesi a 2 anni o con l'ammenda da 1.500 a 10.000 euro. È un caso tipico di applicabilità dell'estinzione del reato, a condizione che questa apertura di un nuovo scarico non abbia cagionato un danno ambientale. E ora ci fermiamo un attimo qua e ragioniamo. Abbiamo uno scarico di acque reflue industriali nuovo, che magari contiene delle sostanze pericolose, come previsto al comma 2, che viene scaricato abusivamente perché non ho l'autorizzazione, perché scarico oltre i limiti dell'autorizzazione, perché non osservo le prescrizioni. Questo vuol dire abusività. L'abusività vuol dire che non rispetto qualche regolamento, qualche legge, qualcosa. E allora, questo scarico mi va a finire in un corpo idrico con portata minuscola, con una portata pari a quella dello scarico, una portata in termini di metri cubi al secondo, di litri al secondo, pari a quello dello scarico, oppure ho lo stesso scarico industriale che mi va a finire in un fiume con una portata che è 100 volte più alta di quello scarico. E qua è il punto scientifico. Allora, tecnicamente quello scarico e anche giuridicamente quello scarico è lo stesso, eppure va a incidere su un ambito ambientale profondamente diverso, con una capacità di diluizione che è di 100 volte differente. L'effetto ambientale nel primo caso è abnorme, perché gli inquinanti contenuti in quegli scarichi vengono diluiti da 1 a 2, quindi le concentrazioni in quel corpo idrico, in quel tratto sotteso, finché quel corpo idrico non immette in qualche corpo più grande, è molto importante e quindi può pregiudicare la vita dei pesci, può pregiudicare lo stato dell'ecosistema, eccetera. Lo stesso scarico, diluito 100 volte nel Po, mi dà un effetto ambientale differente, magari irrilevante dal punto di vista dell'apprezzabilità, della misurabilità. Questo è il tipo di ragionamento che il tecnico deve fare quando deve discriminare un danno, se quel reato ha causato danno ambientale o meno. Capite che la difficoltà è netta, perché devo andare a prevedere l'effetto sull'ambiente, quindi gli effetti di dispersione e diluizione e trasporto degli inquinanti in un ecosistema, in un ambiente idrico, pensate da un camino in aria, quindi è una complessità di un certo tipo e non si può fare in modo troppo semplificato. Ho fatto una digressione lunga, ma era necessaria. Il comma 2 riporta sempre un apparato sanzionatorio che riguarda gli scarichi di acque reflue sempre industriali che contengono sostanze pericolose. Allora, in questo caso, la pena è dell'arresto e dell'ammenda. E in questo caso
a seconda delle indicazioni di procure differenti, di interpretazioni differenti, noi possiamo applicare o meno la procedura di estinzione, sempre a condizione che non ci sia un danno ambientale provocato da questo reato. E infine, terzo comma, terza casistica, sempre uno scarico di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione. In questo caso, che potrebbe sembrare, e in alcuni casi potrebbe proprio essere così, un reato minore rispetto ad aprire uno scarico nuovo o contenente sostanze pericolose, ma magari non osservare una delle prescrizioni dell'autorizzazione potrebbe essere una condizione minore in termini di gravità, eppure è previsto l'arresto fino a 2 anni. Ed essendoci solo l'arresto, la procedura estintiva non è applicabile. Piccolo punto sui rifiuti, anche qua abbiamo un apparato sanzionatorio molto chiaro per chiunque effettua recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazioni prescritte o di iscrizioni o comunicazioni, autorizzazioni in via semplificata, ed è punito, come vedete, con la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda, quindi procedura estintiva applicabile se non genera danno, ma se si tratta di rifiuti pericolosi, con la pena dell'arresto e con l'ammenda. Quindi di nuovo qua dipende dall'interpretazione se è applicabile o meno, sempre a condizione che non abbia causato danno o pericolo concreto e attuale di danno. Queste pene si applicano non proprio a chiunque, nonostante là si dica chiunque, si applicano ai titolari di imprese e responsabili di enti. Ebbene, ci avviamo alla conclusione. Qua vi ho riportato alcuni standard di qualità ambientale con cui si possono fare delle valutazioni sulle acque. Il primo è, ad esempio, il punteggio Limeco, che è importante per definire lo stato ecologico di un corpo idrico. Ci sono dei valori, delle concentrazioni, che a noi tecnici piacciono tanto perché ci aiutano, e concentrazioni di nitriti, concentrazione di nitrati, scusate, concentrazione di ammoniaca, concentrazione di fosforo e saturazione in termini di ossigeno. Evidentemente, quando a fronte di qualche misura nel corpo idrico si evidenziassero concentrazioni superiori a determinati livelli dovuti, queste concentrazioni dovute a una condotta abusiva di un depuratore, ad esempio, quindi a un reato, allora si potrebbe identificare il reato di delitto di inquinamento, se c'è un nesso causale chiaro tra una condotta abusiva, non ho rispettato le prescrizioni, il mio depuratore non era adeguato, l'ho caricato troppo, eccetera, eccetera, e nel corpo idrico, a valle di questa immissione, si verifica una concentrazione di azoto ammoniacale di 3 mg litro. Accidenti. Questo è un termine di valutazione che può essere assunto. Così come gli standard di qualità ambientale forniti sempre dal testo unico ambientale in termini di concentrazione di determinate sostanze. Oppure, ad esempio, prendo in considerazione la qualità delle acque imperativa, le concentrazioni imperative per la vita dei ciprinidi o dei salmonidi, anche qua ho delle concentrazioni di riferimento per l'ammoniaca, per il fosforo, per il BOD, per determinati parametri che sono quelli
legati agli scarichi industriali di acque reflue urbane. Questo è il ragionamento che vado a fare. Vado a confrontare l'effetto di quella condotta abusiva o di quella contravvenzione con qualche valore di riferimento che mi aiuta a giudicare se quella compromissione è significativa, oltre che misurabile. La stessa cosa posso fare per l'aria, sorvolo per motivi di tempo, comunque gli stessi standard di qualità sono presenti anche per la componente atmosferica. Non solo, ARPA nei suoi report va a divulgare anche le concentrazioni di inquinanti particolari, pericolosi in ambiente, ad esempio per la formaldeide, ma non solo, anche per altre sostanze organiche volatili, e dà dei valori registrati a seconda delle varie zone. Qua ci sono le zone urbane, le zone rurali montane, le zone rurali di pianura, insomma ci si può fare un'idea di quali sono i valori di fondo di questo inquinante in determinate aree, e laddove ci fosse un illecito legato a un'emissione di formaldeide in aria si potrebbe confrontare l'effetto atteso di quell'emissione di formaldeide dal suolo con i valori di fondo e poter giudicare, ma è 10 volte più piccolo del valore di fondo, allora probabilmente questa compromissione non è significativa. Questo è il tipo di ragionamento che facciamo. Dopodiché le prescrizioni tecniche asseverate ce ne sono molte a seconda del tipo di reato, ad esempio per quanto riguarda una conduzione abusiva di un impianto industriale con emissioni in atmosfera, il gestore non ha l'autorizzazione, evidentemente per rimuovere l'illecito la prescrizione non può che essere quella di richiedere e possibilmente ottenere l'autorizzazione relativa alle proprie attività. Oppure se c'è stato uno sforamento, uno stabellamento dei limiti agli scarichi, vale anche, o alle emissioni in atmosfera, quello che la polizia giudiziaria può richiedere come prescrizione è quella di capire le cause del superamento, agire per ripristinare le condizioni di rispetto, le garanzie di rispetto del limite ed effettuare un autocontrollo per dimostrare che si è tornati nei limiti, con dei tempi di adeguamento che sono legati nel primo caso dell'autorizzazione a procedimento amministrativo e negli altri sono dei tempi congrui per un'analisi tecnica fatta da un professionista abilitato e per lo sviluppo degli autocontrolli. E prima di passare alle domande vi lascio con questo schema di base, che è lo schema concettuale della legge, che va a discriminare tra procedura estintiva tramite prescrizioni e delitti contro l'ambiente. E il punto essenziale del flowchart è il rombo centrale, è il danno ambientale sì o no? E questo è quanto. Quindi la legge ha certamente inasprito la disciplina di certi reati, ma prevede un sistema di favorevole a certe contravvenzioni che non abbiano causato danno ambientale. E questa del riconoscimento del danno è esclusiva responsabilità della professionalità di chi fa gli accertamenti. Mi fermerei qua e mi farebbero piacere delle domande su questi temi. Spero di non essere stato troppo noioso. Intanto grazie tantissime, perché l'argomento veramente è complesso e articolato, ma ritengo che abbia dato delle spiegazioni veramente molto 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 puntuali e chiare, anche con esempi concreti che insomma capita abbastanza purtroppo di frequente di vedere.
Allora, prima c'era una mano alzata che però è stata probabilmente abbassata. Allora, aspettate che... Allora, no, non condivido solo la webcam perché confondo solo le cose. Però, appunto, c'era una mano alzata. Io proporrei a chi aveva la mano alzata, se è stato solo un errore quella di abbassarla, di rialzarla, così vediamo. E a chi ancora non avesse fatto domande, appunto, di farne, perché capisco che la materia sia così complessa e comunque sia stata spiegata in modo davvero esaustivo. Però sicuramente chi governa il territorio o chi vive il territorio si farà delle domande anche, come dire, molto pratiche, no? Su casi, anche su casi concreti. Quindi invito ancora tutti a fare domande. Volevo ribadire che comunque noi lasceremo assolutamente la possibilità e chiediamo la disponibilità all'ingegner di rispondere anche in un secondo momento via mail, se volete, ritenete di inviare delle domande in un secondo momento che magari vengono alla mente successivamente. Nel frattempo, che vediamo se qualcuno alza la mano, dallo staff ci venivano alcune richieste, soprattutto di dettaglio, di approfondimento di alcune tematiche che ha già trattato, perché sicuramente è stato detto, però magari ci piacerebbe andare proprio un po' a dettagliare alcune situazioni. Per esempio, ci si chiedeva, è sufficiente il superamento dei limiti di emissione, quindi come dire, in una matrice che sia l'acqua, l'aria, eccetera, a determinare il danno ambientale e quindi reati connaturati o no, o non è sufficiente? No, non è sufficiente, è una condizione necessaria probabilmente, ma non sufficiente perché, appunto, co come ho provato a spiegare, è l'interazione con l'ambiente che ne connatura l'effetto ambientale. Quindi, in presenza di una forte diluizione ambientale o di un superamento di un limite, diciamo, di misura, ecco, l'effetto ambientale potrebbe essere tutto irrilevante. L'esempio che facevo appunto dell'immissione del rapporto delle portate tra lo scarico e il corpo idrico significa proprio questo: il flusso immesso di inquinante è lo stesso, ma in un caso di bassa portata del fiume o del corpo idrico, l'effetto è importante, quindi il danno c'è, mentre in un caso in cui il fiume è molto più grande, con capacità di diluizione, di assorbimento diverse, il danno ambientale non è, cioè, la compromissione non è misurabile, non è significativa e quindi il danno non c'è. Quindi il superamento dei limiti alle emissioni agli scarichi è una condizione non sufficiente per integrare il danno ambientale e quindi il delitto di inquinamento o di disastro ambientale. Benissimo, mi sembra molto chiaro. Era già stato assolutamente esplicitato, però così mi sembra una risposta molto molto puntuale. E un'altra domanda. Il danno ambientale si configura anche in caso di reversibilità? Perché prima lei chiaramente faceva gli esempi, no, di situazioni in cui comunque si deve intervenire per risolvere alcuni problemi che sono stati causati. Ma anche se fosse reversibile, cioè se gli effetti negativi fossero reversibili, si configurerebbe comunque il danno ambientale? Questa è una domanda difficile, nel senso che il concetto di reversibilità e irreversibilità abbiamo provato ad affrontare prima e vi posso aggiungere rispetto a quello che abbiamo già detto che le strategie difensive in alcuni casi, noi abbiamo delle sentenze di Cassazione, ve ne ho riportata una che vi lascio da leggere, proprio sulle acque, è una sentenza di Cassazione penale del 2017, quindi dopo 2 anni di legge, che era già un po' più sedimentata e compresa al meglio,
che trattava proprio la questione della reversibilità, ovvero la difesa intendeva sostenere che, essendo il danno, insomma la compromissione reversibile a fronte della cessazione dello scarico, allora non si tratta di danno ambientale. Ebbene, la sezione penale diceva che no, che non è questo il punto, quindi che la reversibilità al limite, sto cercando il punto dove lo dice, ecco qua, non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame, che è quello di inquinamento, e quello più severamente punito del disastro ambientale. Quindi, anche se una cosa è reversibile, ovvero finisce, il danno ambientale può accadere lo stesso, può rilevarsi allo stesso modo. Certo che se una reversibilità di un certo tipo potrebbe far parte di un ragionamento che esclude il danno, ma la reversibilità da sola non basta ad escludere il danno. Ecco, detto così è più chiaro. Sì, mi sembra una considerazione comunque molto interessante, considerando intanto che appunto talvolta penso che alcuni danni non siano così semplici da individuare nella loro reversibilità o irreversibilità. Come diceva lei giustamente prima, e comunque alcuni danni possono, penso assolutamente, lasciare degli strascichi comunque su altre componenti o magari sulla fauna o sulla flora, quindi sono di credo difficile che valutazione, esatto. Esattamente. Sono di difficilissima valutazione. Penso ci vogliano anche delle competenze comunque molto specifiche per riuscire a determinare esattamente la natura e la tipologia del danno del problema. Ecco, un'ultima cosa, poi vediamo se nel frattempo qualcuno ha avuto il coraggio di chiedere qualcosa. Allora, un problema che spesso si sente, anche si legge sui giornali, ma insomma tipicamente si legge sui quotidiani cittadini, le lamentele sulle puzze, no? È qualcosa che insomma si sente, penso, frequentemente, e ci chiedevamo se anche le molestie olfattive possono costituire un danno ambientale o sono qualcosa di non paragonabile. Allora, questo è, diciamo, una valutazione forse la più difficile di quelle che possiamo fare, perché la molestia olfattiva di difficile inquadramento già solo normativo, non ci sono limiti. Gli scarichi hanno dei limiti, la qualità dei fiumi è normata con degli standard, l'aria è normata e ha dei limiti di emissione in atmosfera. Sugli odori abbiamo grosse difficoltà perché la normativa non è, diciamo, a quel livello delle altre fattispecie di inquinamento. Solo recentemente abbiamo l'introduzione nella parte quinta del testo unico dell'inquinamento olfattivo, proprio semplicemente definito, senza limiti di emissione di odori. Poi si possono dare i limiti di emissione di odori, ma sono specificità di alcune amministrazioni autorizzanti e non di tutte. La risposta, non c'è una risposta univoca a questa questione. Io però tornerei indietro a quel punto che prima abbiamo affrontato rapidamente, ovvero la compromissione degli usi legittimi dell'ambiente. Allora, è evidente che laddove le molestie olfattive siano di tipo intollerabile, attenzione al termine perché ci torniamo, è un termine che ha adesso un rilievo tecnico da pochi anni, allora in certi casi possa venire insomma l'idea di approfondire la questione del danno. Ovviamente non basta la presenza di odore diffuso, ci sono dei termini di estensione del fenomeno, la molestia
va a ricomprendere che area, quali sono le molecole che vanno a determinare gli odori, sono pericolose, non sono pericolose, siamo lontani dai limiti di pericolosità di quella molecola in aria o no? Questi sono tutti i termini di ragionamento. È evidente che la tollerabilità o l'intollerabilità, che è un altro termine della normativa, in questo caso civilistica, può essere adesso determinata tecnicamente. Abbiamo una norma tecnica regionale, in Italia non sono tante le regioni che si sono dotati di una normativa specifica sugli odori, che va a definire qual è la soglia di tollerabilità di un odore, ed è una definizione che tira in ballo sostanzialmente la percentuale di ore in cui questo odore è percepito dalla popolazione, e questo ci dà un'idea della tollerabilità o meno, ricordandoci sempre che la sensibilità agli odori, il fastidio che abbiamo per certi odori, è una questione molto soggettiva. Quindi non possiamo escludere che per le questioni di odori non sia integrabile un danno ambientale, e lì siamo di fronte a un fenomeno sicuramente reversibile, però non possiamo escluderlo a priori. Questa è l'unica risposta che possiamo dare con un certo grado di certezza e di tranquillità. Sì, mi sembra una risposta molto completa, anche se effettivamente e credo sia veramente complicato andare appunto a opinare sul livello della problematica. Quindi direi che ringrazio molto l'ingegner Brizio, che appunto ha trattato un tema molto delicato e molto diciamo poco conosciuto. Ringrazio tutti i partecipanti e le partecipanti e le colleghe di Città Metropolitana e di ANCI che hanno supportato il webinar, e do appuntamento a tutti e a tutte per giovedì prossimo con la professoressa Angeletta Voghera del Politecnico. Grazie ancora e buona serata. Grazie a voi.